17 a 48 con la rimessa in gioco da parte di Grosso, autore dei tre liberi, dopo il tecnico dato fallo tecnico a Campogiano. L'attacco Pellegrini stoppato da Billy, la rimessa in gioco ancora per Grotta Ferrata, rimane lì a un punto, la palla ancora buona in attacco, 16 secondi a sua disposizione per Bottai. Grotta Ferrata in vantaggio, si porta a 48 per la prima volta in vantaggio. La squadra di casa, 50-48 a 3 minuti da termine del terzo quarto. Bottelli prova lui a forzare, subisce il fallo. Questa è la situazione. Sotto di 2 la squadra Civitavecchese. Entra Perin al posto di un nervoso Campogiani. E 12, c'è il time out, questo è il punteggio, sono di casa avanti di 2, a Bottelli li metta per 2 tiri liberi, può subito pareggiare il conto, dalla lunetta, effettivamente ancora questo nera nelle ultime partite non è andato granché, oggi ha avuto almeno 8 errori, errori che poi alla fine pesano il bilancio dei vari tabellini degli scout quando si va a vedere poi il conto totale. Oggi adesso sono solo 2 le lunghezze sotto, molto precisa Grotta Ferrata dalla lunetta, 3 su 3 prima di Grosso che ha consentito l'aggancio e il sorpasso. Adesso c'è la rimessa in gioco a 3 e 12, al termine del tempo, primo libero va dentro di Bottelli. Buono anche il secondo, parità 50-50. Sono a 3-0 al termine del terzo quarto.